Benvenuti e bentrovati. Non posso che dirvi grazie ancora, come nel video scorso. Grazie per esserci, per sopportarmi, per ascoltare quello che ho da dire e per aver fatto diventare maggiorenne il canale. Veniamo subito al dunque. A grande richiesta, mi ha fatto un sondaggino. Io volevo farne un altro, io volevo fare un video un pochino diverso, invece, dai, a grande richiesta, il Roncone all'italiana. Che cos'è il Roncone all'italiana? Questo è un simulacro. Mi scuso, non ho in casa un Roncone all'italiana. Ho preso in sala d'armi, in palestra della mostra, questo simulacro in nylon, che vedete è molto finto, e così. Per farvelo vedere, magari riuscirò addirittura a mandarvi delle fotine di repertorio sull'oggetto. Che cos'è? È un'armenasta. Non so se vedete tutto il ferro. Le armenasta sono tutte quelle che hanno un'asta. Ora, questo è rattan. Dovrebbe essere del buon frassino stagionato. E non dovrebbe essere tondo. Facciamo un velocissimo passo indietro prima di tornare direttamente a lui. I reperti dell'armenasta ce ne sono tantissimi, se ne trovano a tonnellate nei musei, nelle collezioni di Castello, che fondamentalmente perché i ferri dell'armenasta sono sopravvissuti bene, facevano arredamento, facevano parata, li mettevi in mano agli armigeri che andavano a giro con queste alabarde a farsi vedere. Quello che non è ben sopravvissuto alla storia sono le manicature, le aste, perché sono di legno, perché il legno ha tutta una serie di problemi nel tempo, tipo brucia, tipo marcisce se lo lasci in una cantina umida per 200 anni, ad esempio. Per cui più delle volte le manicature dell'armenasta che vedete nei musei, nelle collezioni, ma anche dagli antiquari, il più delle volte vuol dire 999 su 1000, veramente siamo a questi livelli, non sono originali. Se va bene sono ottocentesche. Che cosa comporta questo? Comporta che non abbiamo un'informazione accurata, affidabile sulla lunghezza e il peso di queste manicature, della natura stessa. Sì, più o meno lunghe, più o meno corte. Le dimensioni dell'armenasta le possiamo desumere un po' dall'iconografia, un po' perché l'iconografia non è affidabile, e parecchio dai maestri d'arme che ci illustrano quanto dovrebbero essere lunghe le aste a seconda dell'arma e a seconda dell'uso che se ne fa. Il ferro, la parte armata dell'asta, poi viene classificata in base a come è fatta e a cosa serviva. Mi pare che lo faccia in boccia, quindi si parla comunque di inizio Novecento. Ci sono armenasta da punta, da taglio, da presa o per agganciare. Non ci sono armenasta da botta, a parte lazza, quella che tira le martellate, perché insomma generalmente non abbiamo un martello montato su un'asta di 2 metri. Le tre funzioni quindi sono ferire di punta, ferire di taglio, agganciare. E questa è una classificazione. Non so se avete in mente fogge di armenasta, si va dalla lancia, che è una punta, a roba tipo le bardiche, che hanno fondamentalmente un grosso taglio, le alabarde, gli spiedi, i pipistrelli e le ronche. Ce ne sono tantissimi tipi di armenasta, tantissimi nomi, spesso locali, spesso regionali, spesso hanno 2 esemplari, 5 esemplari, ma veramente è un catalogo immenso. Riducendo un attimino all'osso, si va a vedere che cosa descrivono i maestri d'arme del periodo e della zona che ci interessa e vediamo che in ogni zona se ne usava un numero ristretto. Di nuovo, non sono come la spada armi che nascono per essere armi, non nella loro origine. Poi chiaramente vengono prodotte per essere armi, ma il concetto spesso è
derivato da un attrezzo che viene messo su un'asta lunga per essere usato in qualche modo da un miliziano che si deve improvvisare guerriero per difendersi. La lancia è uno strumento che nasce per la caccia, i vari pipistrelli sono strumenti che derivano da rastrelli o roba del genere che vanno a acchiappare, le ronche derivano da attrezzi agricoli di questa forma, roncole. La roncola è un lemma antichissimo, è uno dei primi strumenti agricoli conosciuto, apprezzato e pregiatissimo. Non è un falcetto, ma è un po' più pesante come metallo e serviva per fare tutti i lavori che appunto portavano una landa inerbita e imboschita a diventare terreno agricolo. Con la ronca ci si, non vi dico ci si tira giù gli alberi, però si srama tanto, si cavano di terra le radici, insomma si fanno cose. La ronca nel Medioevo no, ci insegnano che nel Medioevo il ferro era prezioso e un paese c'aveva una ronca, un paese, la roncola. Poi andando avanti, entrando nel 300, nel 400, abbiamo una maggiore disponibilità di metallo anche per gli attrezzi agricoli e quindi non è fuori dal mondo che i miliziani chiamati a difendere il proprio villaggio comune o quant'altro inastassero le roncole agricole per farne delle armi. E quindi l'origine del ronco all'italiana. Il ronco all'italiana quindi ha una punta ed è arma da punta, una lama, questa parte era tutta affilata e quindi un'arma da taglio, un gancio. E quindi arma da presa, quindi fa tutto, un po' come l'azza. Ha una contropunta sul filo falso, che di solitamente non è affilato, ma ha una contropunta che comunque anche questa poteva essere ben usata per ferire, e solitamente aveva una punta anche sul calzo, un calzo affilato, come quello dell'azza del video precedente. Era un'arma quindi completa, pronta a tutti gli usi. Come l'azza del video precedente, la sua manicatura era meglio che fosse rettangolare, non tonda, non a sezione tonda, ma a sezione rettangolare. La sezione rettangolare ci consente di valutare semplicemente con il grip e con il tatto della mano quale sia la direzione dei taglienti del ferro. Quindi non devo guardare dove ho girato la ronca e non mi gira in mano, per orientare il taglio, il gancio dove voglio io, non da poco. Armi diverse, tipo tutte le lance, non hanno bisogno di avere un'asta quadrata o rettangolare, ma generalmente hanno un'asta poliedrica ottagonale che può girare su se stessa senza grossi problemi, tanto devo solo infilare una punta. Invece tutte le armi che hanno un orientamento e un taglio hanno bisogno di un'asta rettangolare. Quindi questo simulacro, capite che è un po' approssimativo, tanto serve per fare le prove in palestra e non per ammazzare la gente. Quanto è lunga? Tanto. I maestri dell'inizio del Cinquecento, oltre a definirla l'arma più terribile, perché effettivamente, insomma, ce ne danno delle proporzioni e ci dicono che è lunga in totale col manico e il ferro quanto la persona con il braccio steso sopra la testa e le dita protese. Per tipo me sono 2,20 m. Fate una prova, balzate in piedi, allungate la mano così, allungate le dita e guardate dove arrivate. Ecco, quella è la dimensione totale della vostra ronca, del vostro roncone all'italiana. Dico roncone all'italiana un po' perché si trova scritto e un po' perché si contrappone alle bardiche tedesche, alle barde, all'alabarda. L'alabarda alla fine è un'arma che ha le stesse funzioni, ha una testa d'accetta per il taglio e per la presa, perché comunque sotto la presa, sotto la lama si può agganciare, ha una contropunta, ha una punta, ha un calzo acuminato. Quindi l'alabarda fa più o meno le stesse cose del roncone all'italiana, solo che è tedesca di discendenza e ha una forma un po' più marziale, un po' meno,
da contadino, se vogliamo. Il gancio è meno efficace, è un po' più goffo afferrare con il sotto della testa d'accetta che non con un gancio fatto apposta. Tra l'altro, questo gancio, questa punta non era smussata per nulla, serviva anche per fare. Veniamo quindi a dove si usa questa simpatica armettina? Sul campo di battaglia, certamente. Ci sono armi che non si usano volentieri sul campo di battaglia, tipo la spada da lato. Certo, se ce l'ho uso quella, ma volentieri no. Sul campo di battaglia si usa volentieri la ronca, non solo la ronca, anche insomma coadiuvata con tutta una serie di altri strumenti, ma per un combattimento fra uomini d'arme, quindi corazzati, la ronca funziona. No, non buca le armature, anche questa. Torno a dire, ci vuole una pistolettata a 2 metri per bucare un'armatura, non un'arma con un ferro e mandata a mano. Però serviva a tante cose, innanzitutto contro, insomma, fanteria non pesantemente corazzata, rimaneva l'arma terribile, perché dove arriva, arriva questo con lo sbraccio che possa avere menando colpi con tutta l'asta, insomma, è pericolosissima. Veniva usata come picca corta, cioè come arma in asta, sfruttandone la punta contro la cavalleria, ad esempio. Ci sta arrivando addosso la cavalleria, ci mettiamo uno accanto all'altro, non abbiamo le picche, le famose picche di 6 metri, abbiamo comunque delle arma in asta importanti, lunghe più di 2 metri, le puntiamo nella direzione dei cavalli e ne arrestiamo il moto. Non ci vengono addosso se vedono che c'è da farsi male e se siamo molto ben chiusi e determinati. Quindi è un'arma in asta da punta che può essere usata come si usava una lancia in tutte le occasioni. Ma questo aggeggio qui veniva usato volentieri per agganciare. Che cosa? Per agganciare le picche durante il combattimento delle formazioni di picca, sempre che con l'accorgimento e l'esperienza della formazione permeabile ci fosse spazio fra un picchiere e un altro per fare avanzare un uomo pesante equipaggiato con una menasta di questo tipo. Con il gancio si vanno a prendere le punte delle picche più avanzate degli avversari, si portano verso il basso, si portano a terra, si vanno a intralciare eventualmente altre picche parallele sempre dell'avversario e i nostri picchieri hanno l'occasione, il vantaggio di essere coperti, liberi di ferire. Quindi difficilmente si rompe un'asta di picca di frassino buono con un tagliente maneggiato a mano, perché insomma frassino a tagliarlo ce ne vuole. Magari il pino si spezza, ecco, le picche svizzere fatte di abeto o di pino, magari riesce a spezzarle con un bel colpo deciso, magari, non lo so, bisognerebbe fare delle prove. Nella manualistica dell'epoca, manualistica bellica, proprio arte militare, si dice che sono un po' più fragili. Si possono usare le ronche per trascinare a terra i cavalieri una volta che si sono fermati, ingaggiati dalla fanteria. Succedeva, il cavaliere pesante viene vicino alla fanteria, rimane un po' imbarazzato a menar colpi dalla sella mentre il cavallo si gira e scalcia. Un fante pesante molto esperto con il roncone all'italiana gli arriva a portata di ronca, quindi quei 2 metri e un po' di sbraccio possibile, lo aggancia per la testa, per l'armatura, dovunque questo aggeggio riesca a aggrapparsi, e si aggrappa bene, specialmente i maestri ci dicono per la testa, e a quel punto lo trascina a terra. Ci si butta di peso, magari un altro fante si aggrappa all'asta per aggiungere il peso. Insomma, se sei a cavallo, ti tirano di lato, fa fatica a rimanere in sella, specie se il cavallo spaventato vuole andare dalla parte opposta. E una volta trascinati a terra, insomma, ne facevano un po' colpette. Quindi, molteplici usi del roncone sul campo di battaglia, un'arma effettivamente poliedrica, polifunzionale e ingombrante. Si usava con lo scudo? Io credo di no. Non ho mai trovato niente di ronca e rotella, però
proprio perché non è solo da punta, si usava la picca con lo scudo, ma questa deve essere maneggiata in maniera circolare, in maniera agile, la rotella è ingombrante. Forse si poteva usare un brocchiero nella mano sinistra per proteggere la mano avanzata, magari un brocchiero piccolo, che comunque veniva tenuto insieme all'asta e quindi poteva fungere da guardia per la mano avanzata. Questo plausibilmente è una possibilità. Non ho documentazione che mi dica di sì, però diciamo che a esperienza è possibile. Veniamo ad un altro uso di questo oggetto, l'uso cosiddetto civile, cioè il duello. Non è che si andava a giro per la città con questo aggeggio, anzi era espressamente proibito nella maggior parte delle città a girarsi con un'arma da guerra, e questa è decisamente un'arma da guerra. Si faceva duello alla ronca. Faceva duello alla ronca come con l'azza, l'avevo detto nel video dell'azza. Sto continuando a dire il video dell'azza. Sì. L'azza non si usa più, non si fa più il duello in azza in arme, ma per offese gravissime, e qui tutti i maestri ce lo dicono, per offese gravissime, quindi proprio dai, l'offesa mortale, si poteva arrivare a combattere in escalation veramente con la ronca, con il roncone all'italiana. E il duello non era l'armatura, era un duello in camicia. Anche per questo i maestri ne hanno tanta paura, perché un conto è se c'ho la corazza addosso e mi arriva roba, magari picchia forte, magari mi aggancia, mi sbilancia, magari cerca di entrare come con l'azza, la punta sotto l'ascella, lingua in occhio, però comunque con un'armatura ho un margine. Ma in camicia, come questa tocca, porta via pezzi di carne, perché questa è veramente una mannaia. Come si maneggia allora in duello? Come pensate si maneggi? Un'arma ponderosa, grossa, lunga, è terribilmente agile. Tutto questo aggeggio non deve pesare 3 kg, meglio 2,5 kg. E 2,5 kg è lo spadone, eh? Cioè le grandi armi da maneggiarsi con 2 mani non superano quel peso. Provate a prendere qualcosa che pesa più di 3 kg e cercare di agitarlo, tirare dei tagli. Più di 3 kg pesa la picca da guerra, ma non si agita tanto la picca da guerra, si tiene puntata. Quindi diciamo, sotto i 3 kg è lunga, deve essere bilanciata bene, la manicatura deve essere fatta in maniera tale da portare il peso verso le mani. Quindi non solo il calzo è importante che sia di metallo e che sia acuminato e che quindi porti un po' di peso in fondo, ma anche il manico stesso deve essere rastremato, deve essere più sottile in cima e più importante in fondo. Si fanno, noi l'abbiamo fatto fare con il gruppo di rievocazione e si fanno bene. Se il frassino è buono, è molto resistente e funziona. E a quel punto diventa anche un oggettino, uso un termine un po' così, molto gradevole da maneggiare, bello bilanciato, leggiadro come una piuma, ma letalissimo. Come si maneggia, come si fa il duello di Roncone? Finché stiamo lontani lontani, delle gran guardie larghe, con questa lama che ci svetta intorno, la portiamo lateralmente, si tirano dei grandi tagli usando tutta l'impugnatura per riuscire a raggiungere l'avversario con la massima velocità possibile. Poi, via via che si va sotto, si sfrutta tanto l'asta, si sfrutta la punta, si sfrutta il calzo, si cambia occasionalmente impugnatura per fare dei giochi di leva con il calzo, di presa con l'asta, fino a, se a un certo punto uno non ne vuole più, si va alle mani, ma a quel punto non stiamo più combattendo di ronca. Quindi mi piacerebbe prima o poi riuscire a farvi vedere un video di una ricostruzione di un duello di ronca. È un po' che ci lavoriamo, ma è veramente difficile. Dei ragazzi bravi bravi in compagnia di rievocazione alle bande nere, un anno l'avevamo fatto, ma l'abbiamo portato a Cerreto Guidi in piazza. Bravi, ci vuole molta attenzione per farlo coreografato. E qui ci abbiamo messo un altro taglio artistico, perché mi sono suonato il campanello e io registro in casa e quindi tocca.
Quindi sì, mi piacerebbe farvelo vedere, magari esiste un video, lo recupero e ve lo metto come extra da qualche parte per quello. È interessante veramente. Tecniche ce ne sono tante, i maestri d'arme del 500 le ricostruiscono, le cacciano, le insegnano assieme alle tecniche, ad esempio, di lancio di partigiana, di lancio di rotella, quindi armi nastre in generale. Volete sapere come funzionano? Venite all'Amarozzo, venite in sala e si studiano lì. Non è che posso fare un video, ci metterei veramente 8 ore così per parlare della grafica. Volete provare a fare un combattimento uno contro uno con il roncone? Ci sono i simulacri, le protezioni. No, no. Questi sono simulacri, pesano relativamente poco, non sono affilati. Le protezioni non bastano ancora per tirare a contatto pieno con la giusta velocità e potenza e in sicurezza. Diciamo che abbiamo fatto dei test e non ci sentiamo assolutamente di permettere a nessuno di fare questo tipo di attività. Quindi anche all'Amarozzo, anche in sala d'arme, si studiano le tecniche, si fanno delle prove a bassa intensità per capire il movimento, per apprezzare il movimento. Ma non si fa un combattimento agonistico, né delle prove dinamiche vere e proprie con questi affari. Non finché non ci potremo permettere delle protezioni integrali molto sicure ad un prezzo abbordabile. Attualmente, parlo di soldi, attualmente un set di protezioni per fare HEMA costa 400 euro, che è già una cifra abbastanza importante, in cui le parti più importanti sono la maschera e i guanti, costano molto, ma anche tutto il resto. Ecco, un set di protezioni che mi consenta di giocare con questi aggeggi qui, ho visto della roba in giro per, insomma, stunt, che si va sui 2-3 mila euro. Non è una spesa che possiamo affrontare così per levarci questo sfizio. Non oggi. Se un domani saranno abbordabili, diventeranno uno standard abbordabile per tutti, se ne riparlerà. Quindi venite all'Amarozzo, studiamo il Roncone, tra le altre cose, capite come funziona, vi divertite tantissimo, ma non ci combattiamo, non ci combatte nessuno, meglio di no. Se trovate qualcuno che lo fa, secondo me incosciente, poi bontà sua. E quindi spero di aver soddisfatto i vostri appetiti, le vostre curiosità per quanto riguardava le chiacchiere su questo oggetto qui. Domande, ovviamente, nei commenti, sono sempre disposto a confrontare e anche a essere smentito, perché no, siamo qui apposta. Di nuovo un grande ringraziamento a voi che ci seguite. In descrizione, lo so, la descrizione non la guarda nessuno. In descrizione ci sono tutti i nostri link alle nostre altre attività. Abbiamo un Patreon con il sodalizio Wordsmith sul quale scriviamo e sul quale parlo ancora. Continuo a parlare, sì, lì ci faccio i podcast. Quindi se volete partecipare alla diffusione dei podcast c'è il Patreon. Ma il Patreon costa? Sì, è vero, il Patreon costa una colazione al mese. Chi si iscrivesse al Patreon sosterrebbe noi, me e Simone, in questa attività, nello scrivere e nel produrre video, perché ora piano piano dobbiamo investire anche in produrre video migliori. Migliori perché? Per voi, perché insomma, ci date soddisfazione e vi meritate che faccia un salto di qualità uscendo dal grunge di queste cose. Ci sono i link alle nostre produzioni romanzesche, ai nostri libri, che cominciano ad essere importanti, e fra poco. Ora è metà aprile, fra poco arriverà il terzo volume dell'assedio, del ciclo dell'assedio. L'assedio di Firenze del 1529, il mio libro, il mio ciclo di libri che parla delle vicende della compagnia Giovanni Bandenere, quindi le bandenere del signor Giovanni, che all'epoca era già purtroppo caduto, all'assedio di Firenze. Ne parliamo un'altra volta? Sì, ne parliamo un'altra volta, se no andiamo troppo oltre. Un abbraccione, grazie ancora, parlate di noi perché come vedete più siamo, più ci divertiamo. Al prossimo video.